Possiamo iniziare questa webinar che, come dicevo prima, è centrato sulla parte di principi che sono alla base della nuova norma e in considerazione anche della recente pubblicazione della circolare. Io in questa prima parte vi illustrerò alcuni aspetti un po' più di natura, tra virgolette, legale, perché sono, ritengo, di particolare interesse. Innanzitutto, la circolare cos'è? Interviene a circa un anno di distanza dalla presentazione del decreto ministeriale per l'aggiornamento delle norme tecniche e se vi sfogliate un po', la bibliografia giuridica, vi accorgerete che la circolare non è una norma. Le norme sono suddivise in differenti livelli e la circolare è stata definita in buona sostanza uno strumento, questo vale in tutti i campi, delle norme, non solo quelle tecniche. Uno strumento ad uso interno degli apparati dello Stato per in qualche modo spiegare i contenuti all'interno delle normative. Questo ha un aspetto importante, perché in particolare ciò che sta all'interno di una circolare non può sopravanzare ciò che è all'interno delle norme e quindi non può aggiungere ulteriori restrizioni o modificare le restrizioni esistenti, né può introdurre ulteriori tipi di vincoli, nel nostro caso sugli aspetti di carattere squisitamente tecnico. Detto questo, mi fa piacere leggere con voi alcuni degli elementi salienti. Durante questa presentazione troverete alcuni riferimenti all'NTC 2018, alcuni riferimenti alla circolare. Vi accorgerete che faremo una serie di voli pindarici andando un po' avanti e indietro all'interno del quadro normativo. Cosa dice la norma tecnica? Innanzitutto, la norma tecnica viene emanata in considerazione della legge 5 novembre 71, la famosa 1086, e in considerazione della legge 64 del 74, che è la prima norma importante per quanto attiene agli aspetti di natura sismica. Successivamente, vi è stata la necessità da parte del legislatore di individuare un metodo per descrivere ciò che era all'interno delle norme, vi dicevo prima, che è quello della circolare. Quindi la circolare, se aprite il testo nella prima parte, leggerete che ha lo scopo di fornire agli operatori del settore, in particolare ai progettisti, qua, a dire la verità, bisognerebbe soffermarsi e riflettere perché solo ai progettisti. C'è anche la figura della direzione dei lavori e quella del collaudo, che sono entrambe chiamate in causa dalle norme. Degli opportuni chiarimenti, dice, indicazioni ed elementi informativi per una più agevole e univoca applicazione delle norme stesse. Ecco, questo è lo scopo dichiarato della circolare. Andando a guardare nel panorama europeo l'impostazione normativa, ci accorgiamo che esistono delle difficoltà in termini di differenze di metodo utilizzato. Innanzitutto, se guardate la tabellina in alto, qui ci sono tutti gli stati europei, vedrete che quasi tutti hanno un approccio normativo di natura legale. Che significa di natura legale? Che le norme sono una legge, le norme tecniche, e quindi in quanto legge vanno applicate così come sono, in ogni risvolto, direi in ogni virgola contenuta nel testo normativo. Esistono alcuni paesi in cui questo approccio è differente, sono pochi, ma tra questi ad esempio vi è la Francia. Se date attenzione all'altra tabellina, vi accorgerete che vi è ancora un'ulteriore differenza. Nella maggior parte degli stati le norme vengono emanate in ambito nazionale, ma in alcuni stati, vedete l'Italia, le norme hanno vari risvolti, vengono emanate in ambito nazionale, in ambito regionale, in ambito locale.
Se pensiamo un attimo all'Italia, significa pensare alle norme tecniche o alle norme di attuazione nei singoli settori dei geni civili delle singole regioni, oppure delle autorità locali, ad esempio penso alle autorità di bacino. Per cui ci sono in alcuni stati in cui l'unico soggetto deputato a normare gli aspetti tecnici è lo Stato, ed altri pochi, a dire la verità, come vedete da questa tabella, stati in cui anche le comunità locali, se volete, gli enti locali, hanno un ruolo. In Italia la cosa è interessante perché io vi ricordo che la legge Bassanini ad un certo punto suddivise le competenze tra Stato e Regione, assegnando allo Stato la gestione della misura della sicurezza e alle regioni, per quanto attiene alla parte sismica, la classificazione del territorio. Questo fatto comportò, rispetto all'applicazione delle norme anti-2008, io direi pre-ordinanza 3274, la circostanza che lo Stato, nell'istante in cui determinava la classificazione del territorio e quindi dei singoli comuni al tempo, definiva in maniera corretta da Stato il rischio o la pericolosità, se volete, da un punto di vista sismico, e quindi era lui come legislatore sovrano a decidere quali erano i livelli di sicurezza. Però poi con la Bassanini la competenza della classificazione sismica passò alle regioni. E quindi si creò una sorta di differenza tra Stato e Regioni che fu superata dall'ordinanza 3274, che dava di nuovo, o meglio, confermava alle Regioni la possibilità di classificare in prima, seconda, terza o quarta, oggi categoria, le singole comunità, ma allo Stato il compito di individuare la pericolosità sismica, che è poi quello che noi oggi utilizziamo per definire il calcolo dell'azione sismica. L'altro aspetto importante, a paragone tra i vari stati europei, è la tipologia delle norme. Se guardate la prima matrice, vedete che quasi tutte o buona parte sono di carattere prestazionale, cioè vanno a definire, e poi lo vedremo durante questa piccola lezione, quali sono le prestazioni che è necessario assicurare. Però alcune di queste, oltre ad essere prestazionali, sono anche prescrittive, esattamente così come la norma italiana. Non basta Italia l'aver definito delle prestazioni, ma ci sono delle prescrizioni e capiremo qual è il senso. Così come nell'ultima matrice in basso che vedete, molte norme fanno un riferimento diretto ad altri contesti normativi, tra cui ad esempio l'Italia, e gli altri contesti normativi sono ad esempio le norme UNI, mentre altri no. Chiarita questa parte di natura un po' più generale, addentriamoci all'interno delle parti generali della norma. E se andiamo a guardare il punto 1.1 della norma, leggiamo che la norma definisce le prestazioni, le resistenze meccaniche e le stabilità, o meglio, le condizioni, ma anche definisce ciò che è richiesto nei confronti dell'incendio e ciò che è durabilità. E poi capiremo perché. E per perseguire una corretta sicurezza introduce dei criteri generali per la valutazione e la definizione della sicurezza, definisce le azioni e definisce ovviamente le caratteristiche dei materiali e dei prodotti. Tutto questo per quale ragione? Per definire in maniera univoca la sicurezza strutturale che è necessario ottenere in considerazione delle funzioni. La circolare dà una serie di chiarimenti e qui ci dovremmo soffermare un attimo perché ci sono molti punti di riflessione. Naturalmente io mi asterrò da commenti e cercherò di evidenziare quali sono, a mio avviso, alcuni degli aspetti che meritano particolare attenzione. La circolare, innanzitutto, definisce quattro elementi immediatamente, che sono la concezione, la verifica, l'esecuzione e il controllo. Badate bene che questa differenza è sostanziale nella nostra norma, perché la concezione immediatamente viene riconosciuta
come quel processo di invenzione della capacità dell'uomo tecnico nel individuare un metodo per far funzionare una costruzione, nella capacità di ingegnare una tipologia strutturale, un sistema strutturale, per dare risposta a delle esigenze che sono connesse alla costruzione che gli è stata commissionata in qualche modo. Evidentemente capite, ed è chiaro, che a parità di oggetto e di funzione, voglio realizzare una scuola con questa architettura, è evidente che la concezione strutturale non è unica, ma il tecnico ha la possibilità di scegliere nell'ambito delle sue conoscenze e capacità più soluzioni differenti. Viceversa, la circolare ci evidenzia che la verifica, l'istituzione e il controllo, invece, ricadono in ciò che la circolare stessa definisce contratto sociale, cioè attività che sono finalizzate a far sì che ciò che la norma aveva definito prima, le prestazioni, criteri generali di sicurezza, le azioni, eccetera, siano controllate nel modo dovuto, trasversalmente unico sul territorio italiano, così come l'esecuzione e il controllo dell'esecuzione stessa. Vi faccio anche osservare, però, e lo trovate qui in rosso, e questo meriterebbe molta attenzione e discussione, cosa che per oggi non avremmo il tempo di fare. La circolare dice, giunge a fissare la frontiera tra lecito e illecito, quasi come se inizia una sorta di sovrapposizione tra aspetti normativi di natura tecnica, con aspetti normativi di natura amministrativa, con aspetti addirittura normativa penale. E questo dovrebbe ovviamente farci riflettere. C'è un altro aspetto importante che viene introdotto dalla circolare per la prima volta. L'aspetto inerente l'attività professionale dell'ingegnere civile. Le progettazioni che noi realizziamo sono inerenti delle costruzioni e la norma precisa, evidenzia che le nostre costruzioni sono degli oggetti unici. L'ingegnere civile, se ci riflettete, non realizza un progetto che poi generalmente viene messo in opera in serie, ma realizza un progetto che di volta in volta è sempre sostanzialmente diverso da quelli che ha realizzato prima. E quindi esiste una sostanziale distinzione tra ciò che è un prototipo e ciò che è un prodotto industriale. Prodotto industriale è l'automobile, è il bicchiere, è tutto ciò che voi comprate quotidianamente. Il prototipo è un oggetto che si realizza una sola volta nella sua vita. E quindi questa cosa merita evidentemente particolare attenzione. E capiremo qual è l'attenzione che la norma dà e qual è la flessibilità che la norma consente rispetto a questo problema. Ma che significa prototipo? Perché è un prototipo? E beh, capiamo bene che la progettazione di un edificio è sempre diversa dalla progettazione del successivo edificio e così via. Ma ogni edificio è una storia a sé stante. Tra tutti vi porto questo esempio di due edifici realizzati a Pettino che hanno subito due sorti completamente diverse in occasione del terremoto dell'Aquila. Erano due edifici prospicienti la strada, uno in destra e uno in sinistra di questa strada, e come vedete dalle immagini, quello in sinistra, alla fine dell'evento sismico, non ha riportato quasi alcun danno. Quello a destra, invece, ha avuto un meccanismo di piano soffice, cioè c'è stato un collasso. Vi porto questi due esempi perché questi due edifici erano esattamente identici, erano a pari di progettazione, se vogliamo. La progettazione era identica, l'esecuzione era identica, i materiali erano identici, il sito è lo stesso perché ci troviamo da una parte e dall'altra della strada. E cosa è successo? Come mai due edifici che apparentemente dovrebbero avere gli stessi livelli di sicurezza
hanno avuto esiti completamente differenti. Ebbene, se ci addentriamo a vedere Pettino in questa zona, questa è l'Aquila, se prendiamo una di queste stazioni sismometriche che ha registrato l'evento dell'Aquila e andiamo a calcolare lo spettro di risposta elastico, che è quello che noi utilizziamo quando progettiamo il calcolo dell'azione sismica, quindi qui vedete un esempio dello spettro registrato in occasione di questo evento in una delle direzioni principali, che per definizione sono nord-sud ed est-ovest, ma è evidente che questa è una definizione. L'evento sismico è un evento tridimensionale, nel piano ha delle componenti in ogni direzione. Se per caso vi accingeste a fare un'analisi di questo spettro in una qualsiasi direzione, guardate, questo è un oscillatore semplice, il quale giustamente non necessita di vivere solo in una direzione, ma può vivere in una qualsiasi direzione. Ebbene, se costruiamo gli spettri a 360 gradi nel piano e li guardiamo dall'alto, con il rosso stiamo indicando le parti più alte della domanda sismica e con il blu quelle più basse, ci accorgiamo che girando intorno in questo piano da 0 a 360 gradi, praticamente la domanda sismica varia al variare della direzione dei periodi. E quindi cosa significa? Significa che una costruzione non è unica, non è un prototipo solo perché è diversa da un'altra costruzione, ma anche le azioni a parità di evento sismico in questo caso si potrebbero presentare in maniera differente, perché la nostra costruzione si trova nello stesso posto, ma con una inclinazione in pianta differente. Ecco, questa è l'importanza di riconoscere il senso di oggetto unico alle nostre costruzioni. Andando un po' più avanti nelle norme, definiscono i requisiti che devono possedere le nostre costruzioni e le definisce attraverso ciò che in realtà sono le prestazioni dal punto di vista normativo. E queste prestazioni vengono misurate attraverso degli stati limite. Le prestazioni sono quelle che tutti abbiamo sempre utilizzato, stati limiti ultimi, stati limiti di esercizio. Questa volta la norma introduce due tipologie innovative di prestazioni in maniera esplicita, a differenza di prima, che sono la sicurezza antincendio e la durabilità. Anche prima si parlava di antincendio e di durabilità, ma adesso questi due elementi prestazionali risultano esplicitamente richiamati nel capitolo delle prestazioni, che è il punto 2.1. Se andiamo a guardare queste prestazioni richieste, partiamo ad esempio dalle ultime due. Per durabilità, e questo è un aspetto importante, la circolare ci specifica che è necessario provvedere alle verifiche delle specifiche per i diversi materiali, in modo tale da individuare delle strategie, e poi vedremo quali sono queste strategie, sia in fase di progettazione, e ponete attenzione, sia in fase di esercizio della costruzione, questo non c'era nella precedente norma, per limitare il degrado dei materiali per un uso strutturale entro i limiti accettabili. Se andiamo a guardare il paragrafo che richiama la circolare, il 2.2.4, leggiamo: un adeguato livello di durabilità può essere garantito progettando la costruzione. E questo è il primo aspetto, è quello che abbiamo sempre fatto nella nostra vita, progettare. E la specifica manutenzione, ecco l'innovazione. Cioè, non progettiamo più solo la costruzione nello stato di fatto, così come è ora in fase di realizzazione, ma progettiamo una costruzione progettandone la manutenzione. Poi vedremo un po' più nel dettaglio questo aspetto. In modo tale che il degrado della struttura, che si dovesse verificare durante la sua vita nominale di progetto, non riduca le prestazioni della costruzione al di sotto del livello praticamente previsto. Quindi la nuova norma, e la circolare lo chiarisce, in realtà in fase di progettazione
individua due elementi salienti che sono progettazione e dall'altra parte progettazione della manutenzione. Quindi la manutenzione rappresenta in questa impostazione un elemento saliente. E questo lo si può fare, se vedete, attraverso questi elementi. Questo paragrafo nella norma precedente era assente, è un nuovo entrato, se volete. E al di là di ciò che normalmente abbiamo sempre fatto, vedete, scelta dei materiali, dimensionamento, dettagli costruttivi, tipologie, ci sono questi punti che sono completamente innovativi. Il punto è pianificazione di misure di protezione e manutenzione. Cioè, io progetto una costruzione e nell'istante in cui la progetto, sto progettando quali sono le misure che servono a proteggere la mia costruzione. Che non è detto che siano solo i materiali, e lo vedremo tra un istante, ma è anche la manutenzione, il processo di manutenzione che devo attuare per far sì che la mia costruzione abbia la dovuta sicurezza. Poi c'è un altro aspetto che riprenderemo tra un attimo, che riguarda i componenti e i materiali che devono essere identificati, la protezione dei materiali, e qui al punto H c'è un'ulteriore innovazione importantissima, l'adozione di sistemi di controllo passivi o attivi. Cioè, la nuova norma chiama in causa la possibilità di realizzare un sistema in cui la parte strutturale non si comporta più in maniera statica, tra virgolette, cioè immobile nel tempo, ma può essere governata attraverso dei sistemi di controllo che addirittura possono essere attivi. Attivi significa un sistema che modifica o il comportamento della struttura in una condizione di pre-crisi, oppure modifica la possibilità d'uso di una struttura in condizioni pre-crisi. E poi dice un altro aspetto che è sostanziale. Le condizioni ambientali devono essere identificate in fase di progetto, in modo da valutarne la rilevanza nei confronti della durabilità. Cioè, la norma ci sta chiedendo, e la circolare lo specifica, come vedete, di valutare quali sono quelle condizioni ambientali che potrebbero determinare in maniera più o meno gravosa una minore o una giusta durabilità della nostra costruzione. Infatti, la norma al capitolo 2.1 introduce il manuale, il concetto di manuale di installazione e di manutenzione. Manuale che deve essere, come leggete, allegato ad ogni fornitura. Non c'è più solo l'esigenza, penso alla direzione dei lavori, di acquisire la certificazione dei materiali, ma c'è bisogno di acquisire con i materiali non solo la certificazione, ma il manuale di installazione e di manutenzione. E questo di tutto ciò che è inerente alla costruzione. E non solo per la parte delle opere strutturali, ma come vedete nel secondo capoverso, i componenti, sistemi, prodotti edili o di impiantistici non facenti parte del complesso strutturale, ma che svolgono funzione statica autonoma, devono essere progettati e installati nel rispetto dei livelli di sicurezza e delle prestazioni di seguito prescritte. Quindi il nuovo testo amplia, se volete, la sfera delle prestazioni a cui le nostre costruzioni devono rispondere. Che significa? Significa ad esempio che, tra tutte, la qualità dei dettagli costruttivi deve rappresentare un momento di progettazione. Qui ne vedete uno tra tanti, ma giusto per comprendere, a sinistra un pilastro ben eseguito con un dettaglio pulito delle staffe in termini di esecuzione, e a destra un'altra colonna in cui, se andiamo a vedere il dettaglio dell'esecuzione, ad esempio, ci accorgiamo di una non corretta messa in opera di ciò che sono le staffe e addirittura della verticalità delle barre di armatura. Ma c'è anche evidentemente la necessità, questo a dire il vero già lo sapevamo con la vecchia impostazione normativa, di andare a progettare i materiali, ad esempio, tra cui il calcestruzzo, eccetera. Così
come dare attenzione alla tipologia di materiali che utilizziamo. Per evitare cosa? Qui trovate il caso di una soletta a sbalzo in cui vedete le armature a causa delle ossidazioni sono venute meno e un possibile ripristino attraverso dei materiali innovativi che possono essere delle barre in acciaio inox in ambienti ovviamente aggressivi e calcestruzze di tipologia particolare atti a governare tra tutti il fenomeno della carbonatazione. Qual è la problematica che la norma pone? Ebbè, se andiamo a disegnare, guardate il diagramma a sinistra, l'andamento delle prestazioni che noi progettiamo al tempo zero, e quindi la sicurezza che si ottengono quelle prestazioni al tempo zero, vi rendete conto immediatamente che le prestazioni andando avanti nel tempo diminuiscono. E diminuiscono. Non è detto a causa di un danneggiamento, ma anche solo per il semplice degrado dei materiali, ad esempio la carbonatazione del calcestruzzo. Ora cosa accade? Innanzitutto ci rendiamo conto che nel progettare secondo la filosofia della nostra normativa, la nostra costruzione deve essere realizzata in modo tale da realizzare la sicurezza richiesta per un periodo di vita utile, che poi vedremo. E quindi inizialmente evidentemente a un livello maggiore di sicurezza rispetto a quello che avrà al termine di questo periodo di vita utile. Ma potrebbe accadere che alcune condizioni portano ad un decremento maggiore di quello atteso, per cui la vita utile reale potrebbe risultare minore. E allora cosa è necessario prevedere? Se guardiamo il diagramma a destra, il caso in cui io utilizziamo una manutenzione, man mano che vi è un degrado, vi potrebbero essere delle azioni preventive, vedete? Sono preventive perché stiamo in una fase ancora di sicurezza sufficiente rispetto alla richiesta normativa, ma sono preventive perché siccome ci accorgiamo che le prestazioni stanno degradando, prendiamo atto di questo fatto per ripristinarne un corretto andamento, oppure delle azioni di natura invece correttiva quando abbiamo raggiunto un limite inferiore prima del dovuto lasso di tempo. Ora, questo aspetto nella nuova norma è interessante perché le azioni preventive possono essere parte integrante del progetto della manutenzione, quasi come a dire. Progettista, tu puoi progettare un sistema che non è detto che debba senza manutenzione raggiungere la vita utile. La puoi anche raggiungere se progetti però delle azioni di manutenzione che durante la vita della nostra costruzione ripristinano la corretta, ovviamente, sicurezza. Oppure siamo costretti a chiamare in causa dei progetti di riparazione per ripristinare magari a seguito di eventi particolari, la sicurezza minima. E torno a ripetere, il progetto di manutenzione diventa un elemento di progettazione in tal senso. Leggevate prima, leggevamo insieme, ciò che era connesso agli elementi non strutturali. Perché la norma ci chiede di preoccuparci di tali aspetti? Perché se guardate ad esempio queste immagini, che è una delle tipologie di effetti registrata all'Aquila, anche nei casi in cui non si è registrata materialmente soglie di danneggiamento elevate nelle strutture, si sono registrati in alcuni casi danni agli elementi non strutturali tali da rendere non funzionale o non agibile la struttura. È evidente che in queste condizioni, al di là della non agibilità, vi è anche una fonte di pericolo sostanziale per l'uso di questa costruzione in occorrenza di un sistema. Ecco da dove viene l'importanza rilevata dalla norma e dalla circolare. L'altro aspetto sostanziale degli elementi non strutturali risiede nella interazione tra questi
e gli elementi strutturali. Siamo ancora all'Aquila in questo caso, e qui vedete l'interazione sbagliata tra elementi strutturali colonne ed elementi non strutturali parapetti, i quali evidentemente in fase di costruzione sono stati realizzati collegando la struttura del parapetto agli elementi strutturali pilastri. Cosa ne è conseguito? Un elemento fragile. Pilastro, sapete, già di per sé a causa dello sforzo normale è un elemento fragile, ma nell'istante in cui accorciamo la luce libera di inflessione del pilastro, realizziamo un incremento di rigidezza e quindi realizziamo un elemento tozzo. Elemento tozzo che, come guardate dal danno e dalle staffe, non era stato progettato in questa zona per assorbire questo ulteriore taglio causato dal suo incremento non voluto di rigidezza in fase di progettazione. Quindi capite bene che la disposizione in opera di elementi non strutturali, nell'istante in cui determinano un'interazione con la parte strutturale, e tutto ciò evidentemente bisogna considerarlo in fase di progetto, ma anche in fase di esecuzione e di controllo, come dice la norma e la circolare. Robustezza, cosa intende della norma per robustezza? Ce lo spiega la circolare. È la capacità di evitare danni sproporzionati rispetto all'entità di possibili cause innescanti eccezionali, quali esplosioni, urti, e ovviamente possono essere di altra natura. Cioè, se ricordate, all'interno delle nostre norme esistono alcune tipologie di azioni. Ci sono i carichi permanenti strutturali, G con 1, i carichi permanenti non strutturali, G con 2, i carichi accidentali, e poi ci sono due categorie di carico, tra cui una, quelle eccezionali, che non è detta che accadono durante una vita utile di una struttura, un'esplosione o un urto, ma non è detto che non capitano. E poi ovviamente le azioni sismiche. Infatti, la norma dice che l'effettivo livello di robustezza di una costruzione, evidenzia, dipende anche in modo non trascurabile dalla peculiarità del progetto, cioè gli effetti che si potrebbero avere su una costruzione a causa di un'esplosione oppure di un urto, in questo caso, dipende dall'impostazione progettuale. E dice però che, siccome sono accadimenti eccezionali, non è detto che vi sia una semplicità di analisi di questi accadimenti in fase di progettazione. Per cui è necessario porre attenzione all'impostazione della progettazione e ci dà una strategia. Dice, in via generale, la progettazione delle costruzioni condotte secondo le prescrizioni contenute nell'NTCC, tenuto conto dei criteri di progettazione per le azioni sismiche, garantiscono il conseguimento di livelli di robustezza, eccetera, eccetera. Cioè, la norma dice, anche se tu non stessi in zona sismica o in una zona con una elevata pericolosità sismica, al fine di ottenere un sistema robusto, se segui le prescrizioni per le costruzioni in zona sismica, e allora queste ti consentono di ottenere questa robustezza. La norma però non si ferma, o meglio la circolare non si ferma qui, perché introduce un concetto, scenari di rischio prevedibili. Cioè, la norma vi dice le verifiche per le azioni eccezionali riferite a scenari di rischio prevedibili in sede di progetto fanno parte del complesso delle misure da adottare. Cioè, l'ingegnere, l'architetto, il tecnico è chiamato in causa non solo nella determinazione delle azioni da considerare per il calcolo e la verifica, i carichi, ad esempio, accidentali, ma anche quei carichi che si riferiscono, lo ripetiamo, a scenari di rischio prevedibile. Cioè, la circolare sta parlando di azioni eccezionali che bisogna prevedere se sono prevedibili. E quali sono? Qui vedete l'esplosione di una bombola di gas a Catania. E allora ci dobbiamo chiedere, se io progetto un edificio e c'è una cucina, mi devo porre la domanda se all'interno di quella cucina vi potrà essere una bombola di gas. Se vi è una bombola di gas o la probabilità che vi possa essere una bombola di gas, io non posso trascurarla. Nella fase di progettazione,
ciò che la norma aveva definito scenario di rischio prevedibile. E quindi questo scenario di rischio prevedibile va considerato in fase di progetto. Ma non è solo questo l'unico caso, ce ne possono essere altri. Ad esempio, questo è il caso di un incendio in un garage. È evidente che se io ho un garage, lo scenario di rischio di incendio in un garage non è zero, non è trascurabile. Però oggi, con la nuova circolare, noi siamo obbligati a considerare questa tipologia di azione eccezionale all'interno della nostra fase di progettazione. Così come se abbiamo a che fare con strutture, tra virgolette, sofisticate, nel senso che gli elementi strutturali sono spinti in termini di ottimizzazione al massimo delle loro risorse, tipo questo è il caso di una copertura geodetica, o meglio del crollo di una copertura geodetica in provincia di Salerno, ebbene dobbiamo considerare in fase di progetto quale può essere l'evenienza eccezionale che può condurre a questa tipologia di danno. In questo caso, l'evento eccezionale è stata una nevicata combinata ad una cattiva disposizione di elementi non strutturali sospesi all'interno di questa copertura. Quindi capite bene che il panorama delle condizioni di carico con le nuove norme si amplia. Non sono più solo le combinazioni dei carichi G1, G2 e Q, o nel caso sismico le azioni E tutto ciò nella norma trovate delle prescrizioni, tra cui, paragrafo 2.2.5, altra innovazione rispetto alla normativa precedente, non c'era questo paragrafo, in cui leggete progettazione della struttura in grado di resistere ad azioni eccezionali di carattere convenzionale, combinando. Ponete attenzione a questo aspetto, combinando valori nominali delle azioni eccezionali alle altre azioni esclusive di progetto, per cui le nostre combinazioni di carico non sono più le combinazioni che abbiamo considerato fino ad oggi. Insieme a quelle combinazioni ci sono altre combinazioni che prevedono azioni eccezionali. È chiaro, e vi faccio osservare, che tutto ciò non è standardizzabile, mentre la distribuzione delle combinazioni di carico classiche può essere standardizzata, e quindi abbiamo quelle famose 32-64 combinazioni in considerazione di ciò che stiamo realizzando. Nel caso di azioni eccezionali, è evidente che dobbiamo inventare, o meglio, individuare delle combinazioni ad hoc che ci consentono di verificare queste. Poi, prevenzione degli effetti indotti dalle azioni eccezionali. Forma e tipologia della struttura, ecco, ritorna l'importanza della concezione strutturale, fino ad arrivare all'ultimo aspetto, particolarmente interessante, sistemi di controllo passivi o attivi. Ecco, i sistemi di controllo passivi e attivi non sono solo un elemento per governare il deterioramento della sicurezza di una struttura in termini di contenimento e controllo del degrado dei materiali. Ma i sistemi di controllo passivi e attivi possono essere uno degli elementi che garantiscono la robustezza della nostra costruzione. Andando di nuovo al punto 2.1, è interessante ritornare ai concetti di stato limite, sia ultimi che di esercizio. Rispetto a questi due livelli prestazionali, la norma e la circolare ci evidenziano due aspetti sostanziali. Il primo, che i parametri che caratterizzano i materiali e le azioni sono aleatori. Tutti sappiamo che il calcestruzzo, ad esempio, è un materiale molto disomogeneo e quindi la resistenza del nostro calcestruzzo è un parametro aleatorio. Ma è aleatoria la geometria delle costruzioni che realizziamo nell'istante in cui le realizziamo. Il nostro progetto, se ci pensate, è un progetto perfetto. Nel nostro progetto le dimensioni sono perfette,
Ogni sezione è perfettamente identificata, così come i dettagli costruttivi e le armature. Ma in fase di realizzazione sapete benissimo che vi è la probabilità di scostamenti in termini di dimensione, di posizione delle armature, eccetera. E quindi la circolare ci ricorda che il problema della sicurezza non può essere affrontato in modo deterministico, ma è necessario utilizzare uno strumento di natura probabilistica. Cioè noi non saremo in grado di fare una verifica sicura, non sicura. Ma faremo delle verifiche, fra un attimo le rivedremo, le ripercorremo, in cui abbiamo una probabilità che il sistema possa essere non verificato. E la circolare specifica due cose importanti. Ricorda che il metodo di riferimento per la verifica della sicurezza è quello semiprobabilistico agli stati limite, tra un attimo capiremo cos'è, o meglio ricorderemo cos'è, basato sull'impiego di coefficienti parziali. Ed esclude definitivamente con questa normativa del 2018 la possibilità di utilizzare il metodo delle tensioni ammissibili anche in zona non sismica. Cos'è il metodo semiprobabilistico agli stati limite? Ebbene, molto rapidamente, scusatemi se lo faccio, vi ricordo che se andiamo a rappresentare in un piano lungo l'asse delle ordinate, lungo l'asse delle ascisse, la probabilità che si possa avere una condizione di domanda maggiore della capacità, cioè di sforzo S maggiore della resistenza, cioè stiamo in questa parte del piano, ebbene, in quei casi quelle coppie domanda, capacità, evidentemente evidenziano delle condizioni di non verifica. Perché ci possono essere a parità di oggetto delle coppie in varie posizioni? Perché abbiamo capito che siccome il problema non è deterministico ma probabilistico, potremmo avere delle resistenze diverse, sezione per sezione, o carichi diversi, posizione per posizione, da quelli che avevamo pensato e quindi la coppia capacità-domanda potrebbe in qualche parte della nostra struttura, per qualche condizione, in qualche istante di tempo, non rientrare in una condizione di verifica. È evidente che la distribuzione di queste coppie può essere vista, guardate queste superfici chiuse che rappresentano la proiezione di un solido che rappresenta a sua volta la probabilità che queste coppie possano stare da qualche parte. Se questo è chiaro, è evidente che la probabilità complessiva di avere in questa zona delle combinazioni domanda-capacità ci rappresenta la probabilità che la nostra struttura non sia verificata. E quindi, in realtà, la norma vuole verificare che la probabilità che rappresenta il volume sotteso a questa superficie sia contenuta, la probabilità di non verifica sia contenuta in un certo limite. Questa curva, questa superficie tridimensionale può essere molto complessa in considerazione della complessità della vostra costruzione. E la coppia domanda-capacità può essere una qualsiasi coppia domanda-capacità che rappresenta un qualsiasi stato limite in una qualsiasi posizione della vostra costruzione. La cosa più semplice, ad esempio, è la resistenza di una trave in una specifica sezione. Per semplificare l'approccio, normalmente non si utilizza questa descrizione tridimensionale, ma si utilizzano delle descrizioni piane. Ma capite bene che se voi utilizzate una descrizione piana che non tiene conto di tutte queste possibili variabili, state ipotizzando alla base una non dipendenza tra le capacità e le sollecitazioni o la domanda. Cioè, domanda e sollecitazioni sono due oggetti indipendentemente tra di loro, e sono indipendenti tra di loro. Quindi tutto ciò semplifica ovviamente la possibilità di andare ad analizzare
questo volume, ovvero la probabilità che ciò non accada. La norma lo fa utilizzando una funzione che si basa sul metodo beta, che è questa che leggete. Non entro nel dettaglio, ma vi rappresento solo che questa funzione descrive la probabilità di non verifica di uno stato limite, quello che vi interessa, attraverso l'area che sta a sinistra in questo grafico, cioè la parte negativa, se volete, sottesa a questa distribuzione. Una distribuzione che per ipotesi è gaussiana e che per ipotesi, ritorniamo alla slide precedente, ipotizza una non dipendenza tra sollecitazioni e resistenze. Questa distribuzione consente di calcolare questa probabilità e questa cosa la si può fare in maniera chiusa. Nell'eurocodice 0, che rappresenta le basi concettuali degli eurocodici, ma anche le basi concettuali alla base della nostra normativa, trovate questa tabellina in cui sono riportate le probabilità accettabili di non verifica per vari stati limite in considerazione delle conseguenze dell'importanza dello stato limite. Qui sopra possiamo facilmente individuare gli stati limite di esercizio, che sono quelli che hanno un basso costo in termini di effetti se non vengono verificati. Stato limite di esercizio significa, ad esempio, la flessibilità del solaio. Se il solaio è flessibile è un disagio ad utilizzarlo, ma se è flessibile io non ho una perdita importantissima. È chiaro che non ho il massimo uso del solaio, ma non ho una perdita. Così come invece nella parte a destra potete individuare gli stati limiti ultimi. Ad esempio il collasso di una sezione. È chiaro che il collasso di una sezione determina invece un costo in termini di risentimenti elevato e quindi le conseguenze sono elevate. Se date uno sguardo tra il minimo valore di probabilità accettabile nel caso degli stati limite di esercizio, stiamo ragionando dell'ordine di un millesimo, mentre nel caso degli stati limite ultimi ragioniamo dell'ordine di un milionesimo. Questi sono gli ordini di grandezza che governano in qualche modo la nostra norma. E come fa la norma a prescriverci questa sicurezza, o meglio, come fa la norma a indicarci delle verifiche che ci consentino di ottenere questi valori di sicurezza? Lo fa attraverso questo metodo che vi illustro, ma che abbiamo tutti studiato. Si basa su questo metodo cosiddetto dei coefficienti parziali, cioè, data le curve della sollecitazione e delle resistenze con una distribuzione più o meno gaussiana, l'obiettivo, se vi ricordate, è risolvere questo problema, questa funzione. Ora capite bene che per risolvere questa funzione non vi basta avere solo il valore medio delle distribuzioni della sollecitazione delle resistenze, ma avete la necessità di avere informazioni che contengano sia valori medi sia gli scarti quadratici medi. E quindi per poter applicare questo metodo è necessario, utilizzando i valori medi e gli scarti quadratici medi, calcolarci ciò che si chiamano valori caratteristici. I valori caratteristici, in particolare della resistenza o delle resistenze o della capacità più in generale, e i valori caratteristici delle sollecitazioni. Per definizione, nella norma, così come negli eurocodici, questi valori sono riferiti ai frattili al 5%, inferiore o superiore. Cioè, che significa? Che per quanto attiene alle resistenze, si considera quel valore di resistenza, questo RK, che ha una probabilità di essere minorato, cioè più piccolo nella realtà del 5%, e per le sollecitazioni, al contrario, si utilizza un valore che ha una probabilità di essere superato del 5%. Queste due informazioni, siccome combinano sia valori medi sia gli scarti quadratici, è evidente che ci consentono di tenere in conto la distribuzione probabilistica. Quindi materiali, ad esempio, più di scarsa qualità, che hanno un valore medio pari a materiali che hanno una qualità maggiore, sono descritti da
maggiore e quindi la curva è più piatta, e quindi ciò significa che vi è una probabilità maggiore di avere delle soglie di resistenza minore. Ecco perché è necessario considerare sia i valori medi che gli scarti quadratici. Per procedere alla verifica, la norma ci introduce questi coefficienti, gamma con S e gamma con R. Coefficienti parziali, non sono coefficienti parziali di sicurezza, sono coefficienti parziali. Cosa sono questi coefficienti parziali? Vedete, coefficiente parziale gamma S sulle sollecitazioni amplifica le sollecitazioni. Quello sulle caratteristiche di resistenze decresce la resistenza da considerare. Questi coefficienti parziali sono il derivato di questa analisi, cioè sono dei numeri tanto quanto basta per assicurare lo stato limite che state indagando, avere al massimo quella probabilità. Cioè i coefficienti che vi dà la norma, ad esempio 1,5, 1,3, 1,15, sono dei coefficienti che quando li applicate alla verifica di una sezione in calcestruzzo, presso inflessa, automaticamente vi determinano che la probabilità che non sia soddisfatta nella realtà quella verifica è di 1 su 1 milione all'anno. Se invece applicate questa combinazione a una condizione di esercizio, in questo caso gamma S e gamma R magari sono pari ad 1 in alcune circostanze, sono tali perché in quelle condizioni la probabilità di non verificare quello stato limite diventa un millesimo. Ora, è da dire, e questo è importante, che a differenza degli eurocodici, le norme italiane non vi consentono di modificare questi coefficienti parziali. Cioè, un progettista potrebbe essere interessato a modificare la probabilità che un determinato stato limite non sia soddisfatto. Per quale ragione? È perché magari il vostro cliente vi chiede una sicurezza maggiore e quindi vuole, ad esempio, un appartamento in un edificio realizzato con uno stato limite ultimo che sia verificato non con una probabilità di failure di un milionesimo, ma di un decimilionesimo. Beh, questa cosa con le norme italiane non è possibile, perché le norme italiane non vi consentono in maniera esplicita di modificare questi parametri. Nell'eurocodice zero esistono le relazioni invece che vi consentono di modificare i coefficienti parziali di sicurezza per modificare il livello prestazionale in termini di sicurezza. Quindi, in qualche modo, gli eurocodici da questo punto di vista sono molto più flessibili. Cosa significa? Abbiamo evidenziato prima indipendenza, azioni, causa-effetti. Cioè, il metodo degli stati limite semiprobabilistico con i coefficienti parziali ha come base di partenza l'ipotesi che, ad esempio, le azioni sono indipendenti e le azioni sono indipendenti dagli effetti. Questo è il caso, guardate, di un collasso in Pennsylvania di una pensilina di un distributore. Cosa è capitato? Beh, se andiamo a guardare il progetto di questa pensilina, è stato fatto così come siamo stati abituati a fare da tecniche delle costruzioni. Se vogliamo massimizzare, vedete, il momento alla base e minimizzare lo sforzo normale, distribuiamo il carico della neve in questa condizione e applichiamo il vento con questo verso. Nell'ipotesi della norma, cioè vento e neve non sono indipendenti tra di loro, cioè sono indipendenti. Ma cosa è successo nella realtà? Che il vento ha modificato la sezione trasversale della pensilina perché ha spostato la neve in quella zona, così come avevamo previsto. Ma la neve in quella zona ha modificato la superficie esposta al vento. E quindi l'azione del vento non era questa blé che avete visto prima, ma era l'azione su tutta la superficie esposta, che era anche quella prodotta dalla neve stessa. Ebbene, ponete attenzione a questo aspetto. Questa condizione particolare di carichi presume una dipendenza tra vento e neve, cosa che non c'è nel procedimento cosiddetto degli stati limite semiprobabilistico con i coefficienti parziali. Quando quindi ci troviamo in queste condizioni, ma questo non è l'unico caso,
bisogna porre attenzione alla costruzione del modello numerico, perché il modello numerico standard non ci consente di realizzare queste condizioni. Ecco, siamo arrivati al punto di poter definire che cos'è una norma prestazionale. Abbiamo capito quali sono le richieste della nostra norma e abbiamo capito quali sono i metodi di verifica. Ma cosa sono le prestazioni? La cosa interessante è che le prestazioni in realtà non nascono nell'ambiente civile. Le prestazioni sono definite, ad esempio, dall'UNI come quel disposto normativo concernente l'attitudine all'impiego espressa come comportamento o funzionamento di un prodotto. Quindi, dato un prodotto, rispetto alle funzioni di quel prodotto, è stato creato un sistema normativo che individua quali sono gli elementi tali da assicurare a quel prodotto la possibilità di soddisfare le esigenze per cui è stato creato. Sembra una banalità, ma in realtà se andiamo a leggere in questa piramide ci accorgiamo, e questo ovviamente vale anche nel caso dell'ingegneria civile, che se voglio realizzare una costruzione, la prima cosa che devo identificare è definire in maniera esplicita qual è l'obiettivo della mia costruzione. E quindi devo definire i livelli prestazionali, quali sono i livelli e i requisiti prestazionali. Devo definire quali sono le prestazioni di questi livelli. Devo definire quali sono i livelli di rischio accettabili o meno che queste prestazioni e quindi gli obiettivi non siano verificati. E così via via fino ad arrivare al nostro metodo di verifica. Quindi le prestazioni in realtà rappresentano i requisiti in termini di obiettivi che vogliamo realizzare. Che significa? Ebbene, nell'ambito della nostra norma, questi requisiti che vedremo tra un secondo sono connessi alla nostra costruzione. Ma la nostra costruzione ha un range di tempo per cui deve essere funzionale e assicurare questi obiettivi. E quindi la prima cosa che fa la normativa, e questo ce lo descrive in maniera puntuale la circolare, è la definizione di una vita nominale di progetto. Cos'è la vita nominale di progetto? Innanzitutto la norma sfata un mito e dice: la vita nominale di progetto è convenzionalmente definita, quindi introduce il concetto di convenzionalmente. Non significa affatto dire una costruzione con vita nominale di 50 anni a scadenza a 50 anni. È un parametro di riferimento convenzionale che definisce quel periodo in cui la nostra costruzione deve essere in grado di assicurare quei livelli prestazionali, gli obiettivi che abbiamo appena visto, con una corretta manutenzione. Ecco, ritorna il concetto di manutenzione. Io posso anche progettare un sistema che non ha bisogno di manutenzione. Se lo progetti in tal modo, evidentemente la mia costruzione deve assicurare quelle prestazioni da adesso a scadenza della vita nominale, se è una costruzione residenziale fra 50 anni. Quindi Viconen è un parametro convenzionale, lo specifica qui, che si riferisce al controllo dei fenomeni che dipendono dal tempo, o meglio, al controllo delle verifiche dei fenomeni che dipendono dal tempo. E quindi per farlo significa che io devo porre attenzione alla scelta, e ritorniamo di nuovo a ciò che già avevamo visto prima, dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle applicazioni che servono a proteggere o a mantenere lo stabile che stiamo realizzando o la costruzione. A differenza della precedente norma, in cui le vite nominali erano individuate in tre classi e in ogni classe vi era la descrizione di alcune tipologie, oggi invece la norma ci individua queste tre classi semplicemente dicendo costruzioni temporanee e provvisorie, costruzioni con livelli di prestazioni ordinari e costruzioni con livelli di prestazioni elevate. Questo concetto di vita nominale per i soli aspetti sismici, ponete attenzione, la norma lega un coefficiente d'uso con una classe d'uso.
rimangono le quattro classi d'uso che erano previste nella vecchia normativa. La circolare ci dà qualche chiarimento. Perché delle classi d'uso solo per gli aspetti sismici e non per gli altri aspetti? Perché in realtà la norma ci dice, guardate il secondo punto, C242 della circolare, che queste classi d'uso in qualche modo sono duali della classe di importanza richiamata all'interno invece dell'impalcato degli aerocodici. Se ricordate le norme precedenti all'ordinanza, avevamo una classe di importanza per le costruzioni in zona sismica. Cos'era quella classe di importanza? Era un moltiplicatore, era un numero che poteva essere 1, 1 e 2, 1 e 4, in considerazione dell'importanza dell'edificio e serviva ad amplificare le azioni sismiche. Quindi la classe d'uso è una cosa diversa dai livelli prestazionali. E infatti la circolare dice. Definisce i livelli minimi di sicurezza differenziati in funzione delle attività svolte. Quindi la classe d'uso definisce in buona sostanza la quantità di sicurezza che dobbiamo in qualche modo garantire per assicurare le prestazioni che sono gli obiettivi in funzione della costruzione che stiamo realizzando. E poi la norma introduce gli stati limite, ultimi. Gli stati limite in esercizio, evidenziando una sorta di differenza tra le condizioni ancora una volta normali, ordinarie, con le condizioni sismiche. Nel caso sismico, sapete tutti già dalle precedenti norme che gli stati limite in esercizio sono divisi in due elementi e tra un attimo capiremo un po' meglio perché, stato limite di operatività e stato limite di danno, e gli stati limite ultimi sono divisi a loro volta in due, stato limite di salvaguardia della vita e stato limite di collasso. La prima cosa che vi specifica la circolare, questa è importante, e su questo si potrebbe dibattere a lungo, che i quattro stati limiti così definiti consentono di individuare quattro situazioni diverse al crescere progressivo dell'azione sismica. Fanno corrispondere una progressiva crescita del danneggiamento. Quindi sono quattro livelli, se volete, di danno ammissibile. Capire perché, bisogna ritornare a comprendere, a ricordarsi cosa significa approccio prestazionale. È successo negli ultimi decenni del secolo scorso che l'evidenza del danneggiamento che si è riscontrato ha portato a riflettere sull'opportunità o sulla necessità di realizzare delle costruzioni ponendo attenzione non solo alla sicurezza delle strutture, ma anche alla sicurezza della funzione della struttura nel suo complesso. Cioè andare a dare risposte su ciò che non tanto dovevano fare le strutture all'interno dei nostri sistemi, ma cosa dovevano realizzare i nostri sistemi sul territorio. Capite bene, ad esempio, che il danneggiamento di un ospedale, di un policlinico, susseguentemente ad un evento sismico, è cosa grave rispetto al danneggiamento di un'abitazione residenziale. E non tanto per il danno agli elementi strutturali, ma per il fatto che viene intaccata la funzione. Se viene meno la possibilità d'uso della mia abitazione dopo un evento sismico, e beh, c'ho un disagio personale, ma se viene meno la funzione di un policlinico dopo un evento sismico, c'ho un disagio sociale sul territorio. Quindi capite bene che la necessità di andare a guardare una costruzione nel suo complesso e quindi guardando le prestazioni, non più le verifiche solo degli elementi strutturali o di alcuni elementi non strutturali, rappresenta uno degli obiettivi principali, cioè il controllo diretto delle costruzioni, delle prestazioni, obiettivi, condizioni di carico. Tutto ciò è andato sotto il nome di performance-based engineering, cioè processi di ingegnerizzazioni basate sul concetto di prestazione. E trovate la descrizione di questo percorso storico in questi documenti. Tra tutti vi evidenzio l'ATC 40 e il FEMA 2001.
73274, che sono stati i pionieri, tra virgolette, del metodo prestazionale. Come funziona questo metodo da un punto di vista concettuale? È necessario, se voglio controllare le prestazioni, definire in maniera esplicita quali sono le azioni. Non basta più un metodo convenzionale. L'approccio delle tensioni ammissibili era un metodo convenzionale, in cui si definiva in maniera convenzionale una resistenza e in maniera convenzionale un'azione sismica. Infatti ricorderete che lo spettro non dipendeva dal posto, ma dipendeva solo praticamente dalla classificazione sismica. Se io voglio controllare una prestazione, devo avere invece un'idea abbastanza realistica, chiara, anche se in maniera probabilistica, delle azioni che possono impegnare il mio sistema. E quindi devo definire gli eventi in termini di azione. Nel caso sismico, la pericolosità di sito. Ma devo avere anche un'idea del comportamento reale della mia struttura, in realtà del mio sistema nel suo insieme, come si comporterà? E quindi devo definire il comportamento degli aspetti strutturali, degli aspetti non strutturali e quindi della funzione o della funzionalità del mio sistema. È chiaro che tutto ciò che riguarda le azioni rappresenta ciò che si chiama domanda. E riguarda un'analisi di hazard. Se ci riflettete, la domanda non dipende dalle vostre costruzioni. La pericolosità sismica di un posto non dipende da ciò che realizzate. D'altra parte, ciò che realizzate ha una sua capacità e quindi una sua vulnerabilità, dipende dall'analisi strutturale, dal sistema di progetto che scegliete. E a sua volta questa capacità non dipende dalla domanda, cioè non dipende dall'hazard. O meglio, lo progettate sulla base dell'hazard, ma lo progettate in considerazione di ciò che volete realizzare. Le verifiche prestazionali sono un confronto tra domanda e capacità. E quindi la capacità è scelta in modo tale da verificare quelle prestazioni che avete inteso perseguire, cioè gli obiettivi che vi sono stati posti nell'ambito della progettazione della vostra costruzione. Nell'ATC 40, questo procedimento trova uno schema che è questo, in cui si intersecano, vedete, delle prestazioni richieste agli elementi strutturali con le prestazioni richieste agli elementi non strutturali. Qui per non strutturale c'è qualsiasi cosa, anche il videoproiettore, il computer con cui adesso sto illustrando a tutti voi questi concetti. Evidentemente nelle parti strutturali trovate ciò che normalmente siamo abituati a fare, cioè stati limiti di esercizio, stati limiti ultimi, e la stessa cosa li trovate negli elementi non strutturali. È chiaro che in linea di principio una qualsiasi combinazione di questa potrebbe essere un macro obiettivo, cioè la prestazione complessiva. L'ATC 40, così come le altre norme internazionali, e la nostra norma individuano quattro tipologie prestazionali che sono l'immediata operatività della struttura, l'immediata occupabilità, la sicurezza della vita, ci ritorneremo tra un attimo su questo concetto perché a volte si fa confusione, e la prevenzione al collasso. Questi quattro livelli prestazionali, queste sono le prestazioni, implicano quindi delle richieste in termini di prestazione sia alle strutture sia agli elementi non strutturali, ognuna di esse. Questi quattro livelli prestazionali possono essere correlati in qualche modo alla frequenza dell'evento in termini di azione. Nel caso sismico è un terremoto. Nel caso ordinario, la frequenza con cui, ad esempio, i carichi possono ordinari, accidentali, possono impegnare la nostra struttura. È evidente che posso anche in questo caso determinare varie combinazioni tra ciò che voglio in corrispondenza di ognuno di questi livelli di domanda. Nel caso sismico parliamo di eventi frequenti, occasionali, rari o molto rari. L'ATC 40 individua innanzitutto questa distribuzione di prestazioni. Quindi individua quattro macro tipologie di prestazioni. Il sistema deve essere operativo per eventi frequenti, immediatamente occupabile per eventi occasionali,
deve garantire la sicurezza della vita, vi dicevo, tra un attimo ritorniamo su questo concetto per gli eventi rari, e deve evitare il collasso per gli eventi molto rari. Ecco, cosa significa? Se andiamo a descrivere in questo diagramma il comportamento, in questo caso, di un semplice edificio, al variare del taglio alla base, che rappresenta l'intensità sismica con cui questo edificio viene chiamato in causa, otterremo una curva che chi si diletta a fare curve di pushover conosce bene, rappresenta il comportamento non lineare del nostro sistema. Ebbene, è immediatamente operativo e connesso a delle prestazioni richieste particolarmente importanti, cioè si richiede al nostro sistema di poter funzionare così come è stato e per cosa è stato progettato l'istante successivo, immediatamente successivo all'evento sismico. L'immediata operatività. L'immediata occupabilità o danno limitato nella nostra norma rappresenta una soglia invece quasi al limite del comportamento lineare. Si possono avere dei danneggiamenti, vedete, all'interno di alcuni elementi non strutturali, ma devo garantire l'uso in un tempo limitato, il riuso in un tempo limitato del nostro sistema. In buona sostanza, il sistema deve essere sostanzialmente agibile, tra virgolette. La sicurezza della vita, ecco, siamo arrivati al concetto importante. Si riferisce, badate bene, non alla sicurezza della vita delle persone all'interno dell'edificio, perché la sicurezza della vita delle persone all'interno dell'edificio vale sempre, in qualsiasi di queste condizioni, anche nella condizione ultima, cioè in corrispondenza di un collasso incipiente. Ma la sicurezza della vita è vista dalla norma come la sicurezza della vita della costruzione. In che senso? Il danno che si cumula, e guardate, in questo caso stiamo in campo elastoplastico, quindi stiamo iniziando a danneggiare la struttura. Il danno che si cumula nella struttura, da un punto di vista economico, può essere riparato. Cioè, stiamo in delle condizioni tale che, alla fine dell'evento sismico, la nostra costruzione può essere riparata e non ha necessità di essere demolita e riparata. Superata questa soglia, la convenienza economica al ripristino, alla riparazione della nostra costruzione non è più tale e quindi vi è la necessità di una demolizione e ricostruzione. Il collasso incipiente invece rappresenta, guardate, l'ultima chance, se volete, della nostra costruzione, che deve essere in grado di portare per poco, sebbene per poco, i carichi verticali per garantire la sicurezza delle persone. Ma l'istante poi successivo dovrà essere evidentemente abbandonata. Questa è la logica alla base dell'impostazione prestazionale. Quindi, stati limite di esercizio e stati limite di danno si riferiscono a questa visione, la possibilità per lo stato limite di esercizio, per terremoti frequenti o occasionali, di controllare in buona sostanza il danno. Mentre stati limite ultimi di governare il danno nelle condizioni estreme. E quindi, se ci riflettete un attimo, anche qui si potrebbe discutere molto, noi progettiamo delle abitazioni che sono destinate a danneggiarsi anche in maniera importante sotto un evento sismico. Esistono paesi al mondo, tra cui ad esempio il Cile, in cui l'impostazione è leggermente diversa. Non è accettabile un danno in quei casi. Quindi ritorniamo a ciò che diceva la circolare. Stati limite SLO, SLD, SLB, SLC fanno corrispondere una progressiva crescita del danneggiamento all'insieme della struttura, delle parti non strutturali e quindi delle funzioni all'interno della struttura. E questi quattro stati limite sono associati a quei quattro eventi sismici che la norma definisce attraverso delle probabilità. Quindi l'evento frequente oppure raro è definito in termini di probabilità che si possa avere in un certo periodo che la norma definisce periodo di riferimento. Il periodo di riferimento, sapete, è la combinazione, il prodotto della vita nominale per il coefficiente d'uso. E le quattro probabilità sono queste che vedete qui. Ma
non entriamo in queste quattro probabilità, facciamo un passo indietro, cioè cerchiamo di capire se c'è una differenza, perché c'è una differenza tra l'impostazione della norma italiana e le norme prestazionali internazionali. La norma italiana definisce questi quattro eventi, avete capito prima, tra un attimo ci ritorniamo, in base a delle probabilità di superamento. L'ATC40 invece lo fa in maniera diversa, cioè l'ATC40 definisce in maniera univoca quali sono i terremoti frequenti, occasionali, rari e molto rari, e lo definisce indipendentemente dall'oggetto che state costruendo, cioè un terremoto raro è raro allo stesso modo sia per un'abitazione sia per l'ospedale. E quindi significa dire che se l'ATC40 prevede queste prestazioni necessarie per la nostra abitazione, le prestazioni necessarie per strutture strategiche o per strutture particolarmente rilevanti devono essere maggiori. Cioè, mentre una costruzione ordinaria per un terremoto raro può avere un danneggiamento anche elevato, ma deve essere riparabile. Nel caso di un policlinico, deve essere completamente operativo l'istante successivo. Come vedete, la logica dell'ATC40 è molto pulita, perché separa ciò che state realizzando dalla pericolosità. La pericolosità non dipende da ciò che state realizzando. Purtroppo la nostra norma qui, diciamo, è un po' più caotica, perché definisce questi quattro valori di prestazione non in considerazione di questo discorso, ma variando l'evento sismico, perché nell'istante in cui, se ci riflettete, assegna una certa probabilità al terremoto frequente, ma cambia la finestra in cui questo può accadere, il terremoto frequente che viene considerato per l'ospedale è diverso dal terremoto frequente che considerate per casa vostra. E questa è un'impostazione apparentemente, evidentemente. Sì. Se andiamo a guardare un po' più nel dettaglio l'aspetto della definizione della probabilità che la norma considera, questa probabilità si basa sul calcolo di un periodo di ritorno, cioè il periodo medio di anni, che intercorre tra due eventi sismici che hanno la stessa probabilità P di accadere nel periodo di riferimento V con R. Innanzitutto vi evidenzio che questo periodo di ritorno è un valore medio, e quindi, come tutti i valori medi, significa dire che lo stesso evento, ad esempio l'Irpinia del 1980, che è descrivibile con un periodo di ritorno dell'ordine di 475 anni, non capiterà per forza di cosa tra 475 anni precisi. Nel secolo scorso, di terremoti tipo Irpinia in Campania ce ne sono stati addirittura tre. È solo un parametro probabilistico che ci descrive in termini di probabilità questo evento. Però la formula utilizzata nella norma purtroppo è poco felice, non ci consente di comprendere bene cosa significa. Esiste un altro modo per descrivere questa relazione, ed è questo. Se consideriamo il periodo di ritorno, avete capito che rappresenta il valore medio di anni che bisogna attendere, capite bene che l'inverso del valore medio è il numero di volte che può capitare un evento in un anno. Quindi il terremoto dell'Irpinia, che c'è un periodo di ritorno di circa 500 anni, c'è una probabilità di capitare in un anno un cinquecentesimo. Capite bene che se un cinquecentesimo, la probabilità che possa capitare in un anno, uno meno questa probabilità, la probabilità che non capiti in un anno. E quindi, se consideriamo n anni, la probabilità che non capiti in n anni è il prodotto di questa probabilità per n volte. E quindi 1 meno t con r elevato ad n. E siamo quasi arrivati alla fine del gioco, perché se questa è la probabilità che non capiti mai in n anni, evidentemente la probabilità che capiti in n anni è 1 meno questa roba. Ecco, questa relazione che vedete qui sotto rappresenta in maniera chiara qual è la relazione tra la probabilità che non succeda nulla nella finestra del vostro periodo di riferimento, in questo caso n, e il periodo di ritorno. La differenza, se siete curiosi, provate a fare una descrizione in Excel delle due formule, praticamente è trascurabile da un punto di vista ingegneristico.
Però la prima, evidentemente, è matematicamente più corretta. La circolare ci dà un'ulteriore indicazione, questo era già presente nella vecchia normativa. Ed è interessante questo approccio perché lega il periodo di ritorno alla vita di riferimento. Questa visione è interessante perché vi dice che lo stato limite, ad esempio, di danno deve essere verificato con un evento sismico descritto da un periodo di ritorno pari alla vita di riferimento. Cioè, stiamo considerando dei terremoti che mediamente capitano almeno una volta nell'arco della vita utile che stiamo considerando. Lo stato limite più o meno in metà vita utile come periodo di ritorno, lo stato di salvaguardia della vita 10 volte circa il periodo di riferimento e lo stato limite di collasso circa 20 volte. Quindi questo ci dà, da un punto di vista ingegneristico, se avete una migliore sensibilità di ciò che stiamo considerando come domanda sismica. Ritorniamo al capitolo iniziale. Oltre ad aver precisato la circolare che le nostre costruzioni sono oggetti unici, sono prototipi, introduce un altro aspetto saliente e dice che proprio a causa dell'impostazione normativa vuole individuare un metodo che consenta di rappresentare in maniera chiara una metodologia di verifica, quindi livelli di sicurezza standardizzati, se volete, la concezione non fa parte della normativa. Cioè la concezione, come progetto la mia struttura, come la realizzo, che tipologia strutturale, come predispongo i miei sistemi di controvento, non fanno parte della norma. Questo aspetto non è standardizzabile. Fanno parte della norma, lo avevamo visto all'inizio, la verifica, l'esecuzione e il controllo. E qui c'è un aspetto importante, perché se questo è chiaro, anche il modello di calcolo non può essere standardizzato in maniera assoluta. Cioè si può standardizzare la procedura, ma non il modello di calcolo che deve rappresentare l'idea che nasce dall'ingegno del tecnico per far funzionare una costruzione. E quindi il modello di calcolo è a discrezionalità del progettista, al di là di alcuni elementi che evidentemente sono trasversali. E fa dei riferimenti ai paragrafi della geotecnica e delle costruzioni in zona sismica in cui si individuano gli elementi salienti. Alcuni di questi elementi leggiamoli assieme e magari poi li commentiamo con alcune immagini. Il primo, il sistema deve essere tridimensionale. Cioè il modello di calcolo per la norma a priori, a prescindere, deve essere tridimensionale. No, la norma non accetta modelli piani. L'altro aspetto, guardate, bisogna dare attenzione alle situazioni nelle quali componenti orizzontali dell'azione sismica possono produrre forze di inerzia verticale. Questo è evidente, però è poco chiaro perché poi la norma non dica che bisogna porre anche attenzione alle componenti verticali sismiche, evidentemente. Poi introduce un altro concetto, e questo non c'era nella vecchia normativa, il fatto che la rigidezza degli elementi strutturali può considerare il livello di fessurazione, e tra un po' capiremo cosa significa. E ancora, gli orizzontamenti piani possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano medio, a condizione, eccetera, eccetera. Cioè, l'importanza del considerare o nel non considerare, perché questa è una scelta ovviamente progettuale che determina una serie di effetti, la rigidezza o meno dei nostri solai. Ed ancora, gli elementi non strutturali, non appositamente progettati, dice la norma, come collaboranti, quali tamponature e tramezzi, e qui ci soffermeremo su alcuni casi, possono essere rappresentati unicamente in termini di massa. Cioè la norma mi sta dicendo che in linea di principio tutto ciò che non è strutturale può essere vista come un peso. Ma è proprio così. Ebbene, guardiamo un attimino i modelli.
Modelli tridimensionali. E se guardate un attimo questi modelli, significa dire che se io progetto un muro di sostegno, che significa che devo fare un modello tridimensionale? Cioè, iniziamo un attimo a pensare a questi aspetti. La norma sembrerebbe di non permettere la modellazione di sistemi piani. Se prendiamo un caso, ad esempio, questa è una scuola in Campania, isolata alla base. Quando si parla di modelli, bisogna innanzitutto comprendere che esistono più modelli. Innanzitutto esiste la realtà e il nostro modello meccanico è un'interpretazione della realtà. E sapete bene che i modelli meccanici, a parità di modello reale, possono essere differenti. I modelli meccanici normalmente noi li realizziamo attraverso dei modelli. A questo punto bisogna però fermarsi per porre attenzione a questo aspetto. I modelli di calcolo sono procedure standardizzate per realizzare in modo standardizzato una descrizione agli elementi finiti di strutture ordinarie. Laddove la struttura non fosse ordinaria, è necessario intervenire nel modello di calcolo mettendo direttamente mano agli elementi finiti. E qui è necessario porre attenzione al fatto che alcune procedure di calcolo commerciale non mi consentono di fare questa attività, altre invece sì. Ed ancora, la realizzazione di un modello standard comporta la costruzione in automatico di un modello matematico, che normalmente il progettista non vede. Per modelli ordinari si passa dalla realtà al modello FEM e quindi per modelli ordinari in condizioni standard noi non controlliamo né il modello meccanico né il modello matematico. Tutto ciò potrebbe non essere coerente con gli obiettivi dello studio del progetto che intendiamo realizzare. Se prendiamo ad esempio il caso di questa un'altra scuola, in cui è stato fatto un miglioramento sismico attraverso, guardate, questi elementi dei sistemi di dissipazione energetica, cioè qui e qui vedete sono stati introdotti dei controventi dissipativi, dove il dissipatore è questo sistema che si chiama UWIDE, che nel deformarsi dissipa energia e quindi diminuisce l'impegno, il cimento della struttura. Ha richiesto una serie di modellazioni che vedete particolarmente articolate. Una prima modellazione non lineare, questa è semplicemente la parte di questo fronte, quindi un modello piano, per caratterizzare il comportamento sia del sistema non lineare che serve a dissipare, qui vedete il ciclo esterietico, energia sotto il prossimo evento sismico, sia l'interazione tra elementi aggiunti ed elementi esistenti. E quindi è un modello piano il cui fine è specifico e preciso in fase di progettazione. Successivamente sono stati fatti modelli tridimensionali che si nutrono dei risultati del primo modello che vi ho fatto vedere per analizzare il comportamento complessivo del sistema e modelli locali agli elementi finiti di dettaglio per andare ad analizzare l'interazione tra il nuovo e il vecchio. E come capite bene, comprendete, in questo processo la standardizzazione è difficile a realizzarsi. E questo è l'edificio alla fine dell'intervento. Qui vedete questi elementi in cui ci sono i dissipatori. Un altro caso, questo è l'esempio di una caserma della Polizia dello Stato, isolata alla base a questo livello, con dei sistemi attritivi. In questo caso il progetto degli isolatori è stato fatto senza utilizzare un modello degli elementi finiti, è stato fatto utilizzando un modello matematico. In questo caso non c'è il modello meccanico perché è semplice, non c'è il modello agli elementi finiti per il progetto degli isolatori, non di tutto il sistema, ma c'è il modello matematico che è rappresentato qua. E quindi è stato fatto attraverso l'ausilio di un foglio classico di calcolo.
circolo in maniera interattiva. Quindi capite bene che il modello resta di competenza, se volete, nell'ambito della sfera della sensibilità del progettista. E questo è il motivo per cui la circolare evidenzia che, al di là di alcuni elementi prescrittivi, la modellazione numerica rientra nell'ambito della sfera del singolo. Solai rigidi, anche questo fa parte dei modelli, ma la norma lo richiama, perché normalmente noi assumiamo che i solai siano rigidi con una spunta all'interno del nostro modello di calcolo. Il solaio rigido all'interno del nostro modello di calcolo mediamente è un vincolo matematico, è un'equazione matematica che vincola lo spostamento dei nodi. Nella realtà, il solaio rigido, guardate, questo è lo stesso solaio in cui ci sono due vuoti all'interno, due scale, ad esempio, avrà invece un comportamento che consentono di considerarlo o meno rigido. E per essere tale, il solaio nel suo piano deve essere in grado di portare le azioni, queste che vedete in rosso, ai controventi, le azioni inerziali che nascono a causa di un evento sismico. Questi sono due modelli di funzionamento dello stesso solaio che il progettista potrebbe scegliere, completamente diversi tra di loro. Uno, questo, diverso dall'altro, ed entrambi che utilizzano un approccio strut and tie, cioè a puntoni compressi e tiranti tesi. I puntoni compressi sono i neri, e i tiranti tesi sono i gialli. E quindi questo ci individua la posizione delle armature da inserire all'interno della soletta, se volete, per far funzionare questo sistema come rigido. In termini, se ricordate, di fessurazione, la norma prende atto che, se guardate questa curva, al variare del livello prestazionale cambia il livello di danno. E quindi al variare del livello di danno cambia la rigidezza degli elementi. La norma vi dà la possibilità di modificare la rigidezza degli elementi al variare della verifica dello stato limite. Quindi, immediatamente operativo, massima rigidezza. Stato limite di salvaguardia della vita, minima rigidezza. Elementi non strutturali. Ecco, questo è ciò che accade quando gli elementi non strutturali vengono considerati semplicemente come peso. Questo è l'effetto su una colonna di un parapetto, ancora una volta un parapetto, che rende tozzo un sistema. Ma non c'è bisogno di arrivare a quei casi. Questo è il caso di un fenomeno registrato a Notridge sotto l'evento del 94, dove vedete che al primo piano, ciò che capita normalmente, vi sono dei negozi e quindi vi è una non uniformità di distribuzione dei tompagni. Quindi ponete bene attenzione alla modellazione in questi casi di un sistema. Vorrei arrivare all'ultima parte di questa lezione, le ultime slide, evidenziando che la circolare pone una particolare attenzione al comportamento duttile, evidenziando che il comportamento duttile, tutto ciò che abbiamo visto fino a questo istante, non è solo finalizzato ai casi dell'azione sismica. Ma il comportamento duttile è l'unico comportamento che ci consente di realizzare un sistema anche robusto. Duttile significa realizzare un sistema che è sovrabbondante in termini di vincoli, sia interni che esterni, e di resistenze, se volete. E quindi il venir meno di una parte di una struttura non determina immediatamente il collasso dell'intera struttura. Quindi pone l'attenzione sul fatto che non basta un'analisi lineare, che è ciò che noi normalmente facciamo, ma è necessario utilizzare delle prescrizioni, se vi ricordate, siamo partiti dal concetto di prescrizione, per poter far sì che il sistema sia duttile anche oltre il suo comportamento lineare. Questo pare una contraddizione, perché da una parte facciamo delle analisi lineari, e dall'altra facciamo la verifica, se ponete attenzione, al comportamento non lineare della sezione. E com'è possibile che facciamo un'analisi lineare e poi un'analisi non lineare? Tutto ciò è possibile perché il metodo che noi utilizziamo, ecco, siamo arrivati alla penultima slide,
descrive questo comportamento in maniera semplificata in questo modo, attraverso un comportamento sostanzialmente elastoplastico. Ora capite bene che guardando questo comportamento, gli stati limiti di immediata operatività e di danno possono essere verificati analizzando la struttura in campo lineare. Guardate, state perfettamente in campo lineare, quindi l'analisi è lineare. Quello che può cambiare è la fessurazione. Ma ai fini dell'analisi allo stato limite di salvaguardia della vita, il concetto alla base di una struttura duttile è quello di utilizzare le capacità isteretiche e di meccanismo globale della costruzione, cioè un sistema che possa permettere alla costruzione di deformarsi anche in maniera post-elastica. E utilizza il concetto del fattore di comportamento. Prima si chiamava fattore di struttura, oggi si chiama fattore di comportamento. Cioè una struttura che, anche non vivendo in campo elastico, la linea tratteggiata, è in grado di superare questa soglia grazie a questa escursione in campo plastico. E quindi la norma vi regala, se volete, il coefficiente di comportamento in considerazione di ciò che voi volete realizzare. Ecco, qui ci dobbiamo fermare un secondo perché capite bene che quello che volete realizzare in realtà apparentemente lo scegliete voi, cioè scegliete voi se volete realizzare una struttura ad alta o a bassa duttilità. Ho una struttura non dissipativa, perché oggi la norma vi consente anche di progettare una struttura che non sia dissipativa in termini di utilità. In realtà non lo dovreste scegliere voi il livello di prestazione da questo punto di vista. Dovrebbe essere il nostro cliente a decidere qual è il livello prestazionale, perché avete capito bene dalle cose che abbiamo detto prima che al crescere degli stati limite cresce i livelli di danneggiamento, e quindi da una parte il nostro cliente risparmierà nella fase di costruzione, ma dall'altra aumenterà l'esborso necessario a ripristinare le condizioni dopo un evento sismico. Considerato inoltre, evidenzio che il fattore di comportamento cresce al crescere della duttilità disponibile, o meglio, se aumentate il fattore di comportamento dovete aumentare la duttilità disponibile, potrebbe capitare, vedete, che allo stato limite di salvaguardia della vita la resistenza potrebbe essere molto bassa. La circolare a tal proposito vi pone attenzione a ciò che non accadeva prima, cioè potreste trovarvi in delle condizioni in cui la domanda sismica per lo stato limite di salvaguardia della vita è molto più bassa della domanda sismica per lo stato limite di danno. Però capite bene che se è vero che le verifiche risultano soddisfatte, poi quando capiterà l'evento occasionale per lo stato limite di danno, la struttura si plasticizzerà, ciò che in realtà non dovrebbe farsi. In ogni caso, anche per lo stato limite di salvaguardia della vita, siccome utilizziamo questo coefficiente di struttura e quindi riduciamo la resistenza, alla fine la nostra verifica è una verifica di resistenza. Ma la resistenza in questo punto è uguale alla resistenza al limite della soglia elastica. E quindi ancora una volta possiamo utilizzare un modello lineare. Quindi, in buona sostanza, noi possiamo utilizzare modelli lineari per fare le verifiche dei primi tre stati limite. Viceversa, nel caso dello stato limite di collasso, ci interessa andare a comprendere esattamente quanto valgono le capacità ultime della nostra costruzione in termini di spostamento. E quindi capite bene che questa verifica non la si può fare con un modello lineare. Quindi è necessario ricorrere ad analisi non lineari di tipo statiche, l'analisi pushover, o l'analisi dinamica non lineare. E vorrei finire con questo grafico, con questa ultima parte della circolare. Come vedete, siamo ritornati all'inizio della circolare, in cui si chiarisce che la ricerca della duttilità, ormai a voi è chiaro, non è confinata ai casi dell'azione sismica. Cioè, duttilità significa dare la possibilità alle sezioni di regalare, se volete, prendetela da questo punto di vista, la sollecitazione che avrebbero dovuto sopportare agli elementi strutturali che sono connessi con quell'elemento che non è in grado di farlo. Però per poter regalare questo aggravio, evidentemente la struttura o la parte della struttura che si danneggia deve essere in grado di farlo in maniera duttile. Io vi ringrazio.